ero con un correttore di caffè, perché i prodotti buoni bisogna scegliere sul posto. Allora sto correttore gli ho detto: io sono a 550 metri dal livello del mare. Mi fa: lei è Antocassana per il caffè crudo, per il caffè tostato. E da qui non ci siamo più mossi, vero? I pomodori. Questi pomodori sono buoni perché non ci sono prodotti chimici, non c'è niente di niente. E così deve essere il caffè, le robe che si mangiano, che si bevono. Belli, eh? C'è un profumo. Allora, in casa il caffè lo faccio sempre nella moka, perché emana questo aroma, questo profumo, e Alberto lo gradisce di più. Il caffè della moka in casa è buonissimo, è buono, e poi si va nel bar a prendere il caffè per chiacchierare con gli amici, con chi ci si incontra, no? Io vengo qui tutte le mattine, faccio colazione, due chiacchiere con chi c'è, che conosco tutti, e poi me ne vado. C'è un bel servizio, è carina la che mi serve, educata, brava, e allora ci tengono, loro ci tengono la qualità a tutto. Volevano farmi fare il silos quando siamo venuti qui. Dico no, perché nel silos non respira l'aria di qui. Nei sacchi sì, respira l'aria e si asciuga e viene bene. E cala l'aria di peso, però si asciuga e quindi viene il caffè buono. Allora, prima di imbarcare il caffè ci mando un campione. Se ci piace diamo la conferma, ce lo imbarcano, e se no lo tengono sospeso e cambiano la miscela. La miscela è molto importante, perché vede, il nord adopera un caffè più chiaro, il sud lo vuole un po' più marcato.